Alessandro Pompa della CISL, voi state manifestando per rivendicare il diritto al lavoro. Sì, stiamo manifestando perché è fondamentale capire il punto che i lavoratori non possono pagare questo dazio alto e con ciò intendo anche sottolineare che continuiamo a prestare il nostro servizio oltre il disagio che si è inevitabilmente creato. Disagio che si è creato a causa di lungaggini burocratiche che vedono coinvolta la Regione Abruzzo, che vedono coinvolta la ASL di Teramo, per i contenziosi che sono ancora in essere tra la piccola opera e la ASL di Teramo, per delle somme che dovevano essere erogate, sono state erogate in parte, una quota parte non è stata data alla piccola opera come stabilito. Quanto ammonta la somma? La somma per due annualità dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro che noi abbiamo chiesto che debbono esserci ridate. E su questo c'è un contenzioso e si sta cercando di raggiungere un accordo con la ASL di Teramo per porre fine a questa triste storia. Poi ci sono anche le quote dei comuni che debbono versare dei soldi sulla compartecipazione. Perché come sappiamo i LEA predispongono che i comuni, rispetto alle famiglie che non possono, intervengano. Di Bonaventura della RSA CGL, allora quanti ragazzi, quanti utenti usufruiscono delle prestazioni della piccola opera Caritas? Noi ne abbiamo 100 internati e 150 che fanno il semi-internato, cioè vengono la mattina presi dai nostri autisti e poi rivanno il pomeriggio a casa. Ecco, rischiano di andar via, di lasciare la struttura non essendoci più le sovvenzioni, comunque le somme destinate per portare avanti la struttura? Potrebbero rischiare, ma la struttura fino adesso comunque ha assicurato la presenza di questi ragazzi e la dimora della struttura per questi ragazzi, nonostante la contestazione dell'ASL che le prestazioni erogate fatte dalla piccola opera non sono idonee per questi ragazzi che continuano comunque a rimanere presso la nostra struttura. Voi rischiate di non percepire più lo stipendio? Sì, perché chiaramente le casse si sono prosciugate in quanto la struttura aspettava questi soldi dalla ASL che non arrivano e in più in questo periodo la struttura ha subito anche il dover rimettere entro un certo tempo, ristrutturare a norma della sicurezza e in più ad assumere personale infermieristico richiesto dalla stessa ASL per cui non paga.